Bella a tutti Fortniters, benvenuti su LeonTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace a questo video in cui andiamo a vedere come ottenere gli obiettivi Punk Chromo, come completarli e come ottenere i 10 livelli account. Allora, i livelli account che cosa sono? I livelli account, li vediamo, andiamo nella modalità carriera, quindi ci spostiamo qua su in alto, eccole qua. Il livello account in questo caso è 1452. Ok, sono salito di 5, quindi era 1447. Dovrò farne altri 45, dobbiamo farne 50 per avere i premi e sbloccare la skin gratuita di Punk Chromo. Allora, guardando in giro un po' dappertutto, veniamo qui nella modalità carriera e vediamo che ci sono tutti questi standardi, questi premi, questi riconoscimenti. E quindi si pensa che fare questi riconoscimenti si ottengano gli account livelli. E tanto che guardando online ho visto anche un vecchio video dello youtuber famoso, lo ZioTubo, in cui dice questa cosa, ma non è così. Non è così che funziona. E vi farò vedere anche degli screenshot presi proprio dal suo video, in cui lui parla. Magari vi lascio anche il video in descrizione. Lui parla praticamente: c'era una missione simile da fare. Parla di aver fatto un nuovo account e lui pensava che facendo questi incarichi, prendendo questi riconoscimenti qua, aumentasse il suo livello di account. Invece, lui fa vedere parte del video dal livello 3 e arriva al livello 5, ma durante la sua partita, che poi manda anche veloce, sale esattamente di 2 livelli e si vede anche nel gioco, c'è sempre scritto il suo livello. Quindi, che cosa siamo riusciti a capire? Che il livello account sono tutti i livelli che voi giocatori avete avuto dal vostro inizio di gioco su Fortnite. Quindi, chi inizia oggi e farà 60 livelli avrà 60 livelli sia nell'account e sia 60 livelli nella stagione. Praticamente i livelli sono gli stessi, quindi salgono quando completate le missioni con i punti esperienza, sale il livello stagione. Il livello invece account è il vostro livello globale da quando avete iniziato a giocare. Se fate 10 stagioni e arrivate in tutte e 10 le stagioni a livello stagione 100 avrete 1000. Se iniziate un nuovo account, fate 10 livelli stagione, avrete 10. Fate il livello della stagione 10, avrete 10 anche a livello account della carriera. Questo l'ho notato ovviamente anche mentre facevo i miei video, che appena sono salito di livello e sono andato a vedere quante missioni mi mancavano e me ne mancavano esattamente. Cioè, ne avevo fatta una in più. Invece, prendendo i premi, facendo kill, vincendo anche partite, il livello account non è mai salito. Quindi, per fare il livello account, è importante fare le missioni e quindi raccogliere punti esperienza e salire di livello in Fortnite nella stagione che stiamo facendo. E ora, se ci riesco, ve lo faccio vedere. È soltanto che dobbiamo, ecco, provo a fare gli incarichi giornalieri, guardate, posso prendere i premi speciali, quindi 45.000 punti. E, ok, devo farne 3, ok, provo a fare questi 3, ok, non sono nemmeno difficili, danneggio, quindi entriamo subito in partita e andiamo a fare gli incarichi giornalieri, quindi danneggio avversari con pistola melma esplosiva, ok, questa bisognerà trovarla. Rifornisci un veicolo di carburante, iniziamo da questa. E distruggi strutture cromo, quindi andiamo qui, in questo punto qui. Io, vedete, sono a livello 90. Mi mancano 41.130 punti esperienza per andare al livello 91. Andiamo a vedere Punk Chromo, sono a 5 di 10. Nel momento esatto in cui andrò a 6 di 10, insomma, nel momento esatto in cui andrò a livello 91, lì avrò 6 di 10 e ora lo andiamo a vedere.
Ok, amici, ecco qua, è iniziata la partita. Adesso andiamo qui per fare rifornisci di carburante un veicolo. Qui è un distributore, ci dovrebbe essere. Eccola lì la macchina, quindi la riforniamo. Dovrebbe andare bene anche se è già piena. Possiamo rifornirla, cioè anche se ha già il pieno. Infatti quest'auto ha il 91. Noi lo riforniamo uguale. Vediamo un po' se conta. E vedete, infatti, continua a salire anche se è appena. E questa è la prima missione, è fatta. E quindi, ok, abbiamo guadagnato 16.000 punti. Ora ce ne mancano 20, 25.000 per andare a fare, per superare di livello. Ora andiamo a vedere le altre giornaliere. Distruggi strutture cromo. Quindi qui da noi ci troviamo in una zona in cui c'è il cromo. Facciamo scudo. Ok, adesso mi mancano 23.000. Andiamo a fare distruggi strutture cromo. Vediamo se queste contano. Sì, perfetto. Quindi facciamo anche questo. Intanto ho fatto, uccidendo un lupo, ho fatto altri 2.000 punti. E dai, basta tu. E dai, mi ha ucciso. Ok, mi ha ucciso, andiamo a vedere, vi faccio vedere sempre che sono ancora a livello 91 e sono ancora 5 di 10. Ok, eccoci in un'altra partita. Siamo ancora a 5 e siamo ancora a livello 91. Adesso andiamo a distruggere le strutture cromo. Facciamo un'altra giornaliera con la quale passiamo, ci avviciniamo al livello 21, 1 e 2, eccolo qua. Ci mancano 7.000 punti per il livello 91. Quindi alla prossima missione che riusciamo a fare, vedete, sono ancora a 5. Ora incarichi giornalieri, abbiamo danneggio avversario con la pistola bellma esplosiva, bisognerà trovarle, schiera un paracadute, mi sembra si trovino un po' più facilmente, ma anche quello va a fortuna. Quindi ora vediamo, appena trovo uno di questi, riprendo. Eccolo qua, l'ho trovato. Lo prendiamo, vale, ce n'ho per 3. Schiera un paracadute. Ok, adesso andiamo, visto che voglio fare la missione, me ne vado in un posto un pochino più isolato. Ok, eccoci qua, andiamo a vedere, sono ancora ovviamente a livello 90. 5 livelli, li vedete lì? 5 di 10 fatti. Andiamo a schierare e completiamo la nostra terza missione con altri 16.000 punti. Livello, eccolo là. 90, eccolo, ok. Livello, nuovo livello raggiunto. 91. Andiamo subito a vedere. 6 di 10. Quindi questa è la prova che contano i livelli i livelli di gioco. Non ci sono i riconoscimenti speciali, non danno dei punti livello account. Livello account, quindi questa è la conferma che è dato dalla somma di tutti i livelli raggiunti in ogni singola stagione. E con questo vi saluto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e nei vostri social. Lasciateci un commento qui sotto anche voi. E se vi va, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!